La vita di Sant'Agostino e Pavia. 13 secoli di storia comune. La vita del santo, una guida e un esempio per vivere un'esperienza di comunione viva, reale, ampia e soprattutto condivisa. Sant'Agostino è il protagonista di una storia antica, unica e carica di libera spiritualità. Un messaggero della parola di Dio. Dopo la morte, i resti di Sant'Agostino, vescovo di Ippona e cittadino di quel mondo decadente che era il IV secolo d.C., sono oggi visibili al pubblico e ai fedeli in occasione della festa della conversione del santo in aprile e ad agosto. Fin dai primi secoli dopo la scomparsa del santo, infatti, le reliquie sono state volutamente nascoste, lontane dalle brame dei mercanti dell'epoca. Solo alla fine del 600 rividero la luce, per essere in seguito trasferiti, nel 723 per volere del re longobardo Liutprando, nella dimora attuale. La meravigliosa basilica romanica di San Pietro in Ciel d'Oro, allora appena costruita. Qui le spoglie hanno trovato la loro dimora definitiva in questo splendido esempio di architettura romanica dell'VIII secolo. La basilica, citata da Dante nel canto decimo del Paradiso, è una commistione perfetta di ricercatezza architettonica e atmosfera di raccoglimento. Re e imperatori, conquistatori e difensori ne hanno fatto un simbolo di Pavia. È luogo di culto e di incontro, l'ideale per ospitare le reliquie di un santo comunicatore quale fu Sant'Agostino. La navata centrale, più ampia delle laterali, accompagna fedeli e i visitatori verso l'altare, dietro il quale si trovano le sante spoglie. San Pietro in Ciel d'Oro, la sua atmosfera semplice e solenne, è un vero capolavoro romanico custodito con cura dai frati agostiniani. Le priorità di cui ha bisogno un luogo di culto così importante, soprattutto la nostra presenza, una presenza che indichi l'importanza del luogo e anche di chi è sepolto in questo luogo e che sia anche un luogo dove la gente può incontrare il sacerdote, può riconciliarsi con Dio e può trovare anche un ambiente per pregare. Mi piacerebbe che rimanesse nell'animo di chi viene qui, soprattutto la scoperta di un santo come Agostino e che avesse il desiderio di conoscerlo di più e quindi di ritornare a pregarlo, non solo a conoscere dal punto di vista filosofico, ma anche come un santo la cui devozione può aiutare a crescere nella fede. Oggi i resti del santo sono protetti da un'antica urna, perfetto esempio d'arte longobarda. Lavori importanti sono intervenuti per preservare le reliquie del santo, che hanno portato anche alla ristrutturazione del coro medievale e della teca che copre e protegge le reliquie di Sant'Agostino. Il nuovo progetto nasce dall'esigenza di rendere più visibile l'urna con i resti di Sant'Agostino. Infatti la gente chiede dov'è il corpo di Sant'Agostino, ma che non è direttamente visibile. Il fatto di creare una sorta di percorso interno, passando dalle navate laterali all'abside dietro un'altra navata, che può essere sia un percorso di visita, ma anche un percorso religioso, di avvicinamento, utilizzando il corpo, il massimo in preghiera. È proprio un'idea che ha fatto sì che questo progetto potesse andare avanti, anche grazie ad altri entri come la Fondazione Comunitaria, Fondazione Cariplo e la provincia di Pavia. Due volte all'anno, grazie ai recenti lavori di ristrutturazione, può essere estratta e mostrata al pubblico in sicurezza. Ma la tradizione rimane solida nelle sue secolari forme. L'avello, infatti, può essere aperto solamente da quattro chiavi, custodite con cura dalle autorità civili e religiose di Pavia. Mm.
Nel percorso tracciato dal santo esiste una parola finale, definitiva, un concetto che unisce comunione e interiorità, l'umiltà. Questo è il vero segreto per raggiungere la nostra spiritualità, umiltà e spiritualità. Questi elementi sembrano trovare la loro raffigurazione scenica nell'ambiente sacrale di San Pietro in Ciel d'Oro, non solo dinanzi all'urna, ma nella complessità architettonica dell'intera basilica. Sembra così semplice raggiungere la nostra anima, e forse qui, in questi luoghi, in questa basilica, lo è davvero. La preghiera diventa qui naturale espressione del nostro intimo, un'apertura del nostro cuore verso Dio, sinceramente, naturalmente e spontaneamente, senza nascondere nulla. Un insegnamento, qualcosa che ci porteremo dietro per sempre e che avrà riempito la nostra anima, o meglio, come direbbe Sant'Agostino, il nostro cuore.